Un saluto a tutti e ben ritrovati per questa terza puntata di Anteprima Body Painting Festival 2013, in attesa del gran finale su questa rete. Sabato 13 luglio si è svolta l'ottava edizione dell'Italian Body Painting Festival, il campionato ufficiale italiano dei corpi dipinti. In una cornice stupenda come quella del Lago di Garda, impreziosita dal Parco Carrara Bottagisio di Bardolino, dove si è svolto il festival, si sono sfidati una trentina dei painter provenienti da ogni regione d'Italia: Sicilia, Marche, Piemonte, Lazio, Toscana. In queste cinque puntate vi stiamo raccontando quello che è successo nel corso del festival, il dietro le quinte, prima dell'evento di chiusura serale che trasmetteremo su questa emittente. È stata quindi una giornata splendida, colorata, con tanti ospiti provenienti da ogni parte del mondo. È stata dedicata anche a tanti ospiti che hanno frequentato il parco dove si è svolto il festival. Un angolo era dedicato a loro, dove si sono sentiti anche protagonisti diretti. Il festival non è solo una competizione di body painting, ma anche un'occasione per provare in prima persona questa piacevole arte, questa nuova arte. Quindi abbiamo avuto due artisti di face painting e glitter tattoo che erano disponibili per sia bambini che adulti nell'area del festival. Com'è andata oggi, Daniela? Allora, diciamo che per il glitter tattoo grande successo, perché è stato accolto dal pubblico davvero notevolmente, e sia glitter tattoo, che quindi consiste nell'applicare la colla e diversi brillantini per fare insomma degli effetti cromatici interessanti, che anche il tattoo nero, quello diciamo classico, che dura anche questo un 5-7 giorni tranquillamente, e quindi insomma un ottimo successo, sicuramente ripeteremo l'anno prossimo. Quindi diciamo che hai usato dei prodotti particolari, perché normalmente si tratta di colori ad acqua che vanno via con una acqua e sapone, invece tu hai utilizzato un prodotto particolare che dura almeno una settimana, così anche poi facendo docce si può assolutamente può essere bagnato, l'importante basta tamponarlo per asciugarlo e non sfregarlo, e quindi dura assolutamente una settimana circa. Perfetto. Quindi, e tu arrivi da? Milano, provincia di Milano. Poi abbiamo Ursus invece che arriva da Udine, giusto? Certo, sì. E tu hai realizzato dei face painting, giusto? Abbiamo fatto dei face painting in una diciamo piacevole atmosfera, caldo piacevole, bambini ce n'è stati, insomma ci siamo divertiti. Questo face painting, come tutti sanno naturalmente, si usano prodotti di una certa qualità, quindi analergici, e quindi possono essere usati su qualsiasi pelle, e ci siamo divertiti, insomma ripeteremo l'esperienza il prossimo anno. Benissimo, vi aspettiamo voi e anche tutti quanti l'anno prossimo all'Italian Body Painting Grazie Festival. Grazie. Veramente stupendo. Passiamo ora ai veri protagonisti del Festival Italiano dei Corpi Dipinti, che per 7 ore hanno dipinto i corpi di modelle e modelli molto pazienti. Tutte le loro opere le vedremo nel corso della puntata finale che andrà in onda su questa rete, ma intanto vediamo e ascoltiamo alcuni di questi protagonisti. Ciao, posso disturbarti un secondo? Puoi raccontare chi sei e che lavoro stai facendo? Allora, salve a tutti, sono Serena Billeri, vengo da Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, e sto riportando addosso alla mia modella il videogioco degli anni 80, tipicamente 80 e 90, quindi il periodo in cui ero piccola io, e della mia infanzia, il videogioco che si chiama Puzzle Bubble, e dove appunto si vedevano questi due draghetti che erano intenti a comporre un labirinto di palline con un certo schema. Accompagnato molto delle mie giornate. Perfetto. Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ci puoi presentare chi sei e il tuo lavoro? Io sono Emma e oggi stavo tentando di fare quello che mi è sempre mancato da bambina, una bambola, perché ero di una famiglia molto povera. E io mi facevo le bambole di pezza e oggi sto cercando di rappresentare ciò che mi è mancato. E quindi non solo è una cosa che va oltre al disegno e alla competizione oggi? No, non mi interessa la competizione, a me piace divertirmi. Sono andata anche ai mondiali, sapevo che non sarei arrivata da nessuna parte, ma io sono stata soddisfatta perché ho finito il lavoro e ho fatto ciò che mi piace.
dipingere. E assolutamente siamo d'accordo, il festival di body painting e il body painting è questo, provare piacere nel dipingere corpi. Nella vita, oltre a dipingere corpi, cosa fai? Io faccio l'animatrice, adoro giocare con i bambini e lavoro prettamente con loro e per loro, perché li adoro. Perfetto. Ho iniziato come animatrice e alcuni amici mi hanno spinto in quest'altra arte. È solo il quinto o sesto che faccio di corpo, quindi non è neanche tanto. Da che non ho neanche mai fatto un corso, sto usando l'aerografo e non so nemmeno come si usa. Ci sto provando perché mi piace sperimentarmi. Giusto, ma in generale possiamo consigliare a tutti quanti, anche se non si sa disegnare bene, non si è fatto corsi, di provare a dipingere sul corpo. È una bellissima esperienza. In bocca al lupo. Crepi. Puoi dirci chi sei, da dove vieni e cosa stai realizzando? Io sono Lisa, vengo da Bergamo, vivo a Milano e oggi ho deciso, non sono l'unica, ma di realizzare una bambola che però è un pretesto per parlare del ruolo della donna e della femminilità nella società contemporanea. Quindi alcune parti saranno prettamente che rappresentano una bambola di porcellana. In altri punti invece delle rotture, dalle rotture usciranno dei fiori più realistici che vogliono simboleggiare appunto una donna che riprende possesso della propria identità. Complimenti, molto interessante. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, abbiamo qui una nuova concorrente e quindi presentati al pubblico dell'Italia Body Painting Festival e dici cosa ci stai realizzando. Ciao, mi chiamo Elisa Calderoni e ho voluto rappresentare quest'anno il mio personaggio preferito di Mortal Kombat, che è Milina. L'ho voluta rappresentare sulla mia modella, che anche lei si chiama Elisa. È il mio primo anno, quindi sono un po' agitata, un po' anche ho avuto degli intoppi, però a me l'importante è partecipare, vincere o meno non mi interessa. Già ho fatto l'esperienza, ho conosciuto tantissima gente nuova e sono stracontenta così. Quindi. Benissimo, non ci hai detto da dove vieni? Da Ferrara. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Sai da dove vieni e cosa stai realizzando? Io sono Domenico Marco, vengo da Ferrara, provincia di Ferrara, e sto realizzando una immagine fantascienza, mettiamola così. La mia opera parla più che altro di un gioco, di una storia, di una favola che veniva spesso raccontata da piccolo e ho deciso di realizzarla per questo body painting. Utilizzi solo la tecnica dell'aerografo o anche pennello? Aerografo, pennello, spugna e varie tecniche di microaerografia. Interessante. E nella vita sei aerografista? Nella vita faccio aerografia e lavoro presso uno studio dentistico. Quindi invitiamo tutti i dentisti a darsi al body painting. Esatto. Bocca al lupo. Allora, io sono Francesca Tariciotti e dato che il tema era il mio gioco preferito, diciamo sono andata un po' tanto sul personale, nel senso ad oggi il mio gioco preferito è la vita, nel senso che la vita va presa come un gioco, ci sono tante situazioni spiacevoli che ci capitano appunto nella vita, bisogna saperle affrontare con forza, con determinazione e anche con un pizzico di ironia, di giocosità, insomma. Davvero bellissimi e bravissimi. E per questa terza puntata è veramente tutto. Non ci resta che invitarvi alla prossima, ma soprattutto alla finale, che potrete seguire proprio su questa rete. Un saluto a tutti da Elisabetta Del Medico.